qua, adesso vi farò vedere degli esercizi che potremo fare assieme nel momento in cui deciderete di intraprendere il percorso formativa. Adesso vi farò vedere due esercizi molto semplici per la coscia esterna, diciamo, e per i glutei. Allora ci posizioniamo correttamente, sdraiati, i glutei sono contratti, la pancia in dentro, immaginate di avere l'ombelico che si abbottona alla colonna, la gamba è intraruotata, quindi ruotata verso il pavimento. Semplicemente questo esercizio, porto la gamba su e vado. Allora la respirazione è questa: inspiro quando sono giù, espiro quando faccio l'esercizio, in ed es, inspiro ed espiro. Adesso ve ne faccio vedere un altro: porto sul ginocchio il piede verso il soffitto e ritorno, inspiro ed espiro, vado ancora bene, un'altra volta ancora bene. Adesso vi farò vedere un altro esercizio per l'interno coscia. Posizioniamo la gamba così, la gamba sotto, appunto quella vicino al tappeto, la stendiamo, il piede a martello, sempre mi raccomando la pancia contratta, i glutei contratti, porto sul piede, allora inspiro giù ed espiro quando vado su, inspiro ed espiro, in ed es, ancora una volta, inspiro ed espiro. Bene, adesso abbiamo lavorato esterno coscia, interno coscia, mancano i glutei, quindi semplicemente ci giriamo in quadrupedia, appoggiamo gli avambracci, portiamo il piede a martello, immaginiamo di avere una pedana, di spingerla su verso il soffitto, quindi su, 1, 2, anche qui la respirazione sarà, butto fuori l'aria quando spingo, in ed es, inspiro ed espiro, in ed es, l'ultima volta, inspiro ed espiro. Bene, adesso vi farò vedere un altro esercizio per le spalle e useremo un attrezzo che secondo me è molto utile anche a livello posturale. Bene, mi accomodo sulla palla, prendo gli elastici, ce ne sono due, uno giallo e uno nero. Io scelgo quello nero perché è un po' più resistente, poi questo dipenderà appunto dalle vostre capacità del momento. La schiena è bella allungata, gli addominali sono contratti, spingo gli elastici verso il soffitto, butto fuori l'aria, inspiro ed espiro, inspiro ed espiro. Adesso un esercizio importante per i tricipiti, che sono appunto i muscoli posizionati, ve li faccio vedere, ed è un muscolo che tendenzialmente tende appunto a rilassarsi, quindi andiamo a tonificarlo un po'. Allora i gomiti sono rivolti verso il soffitto, inspiro ed espiro, stendo, sempre la schiena bella lunga, la pancia in dentro, in ed es. Tengo sempre bene la pancia contratta, immaginate di avere l'ombelico che è un bottone a pressione e si deve abbottonare sulla colonna, butto fuori l'aria quando salgo, inspiro ed espiro, l'ultima volta ancora, inspiro ed espiro. Torniamo indietro in maniera semplice, camminiamo, 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 ritorniamo su. Bene, prenderò adesso il roller, lo appoggiamo sul tappeto. Adesso vi farò vedere un altro esercizio per gli addominali. Metto bene le braccia dietro, ok, inspiro, porto le braccia al soffitto ed espiro, snocciolo la schiena e salgo. Scendo piano piano snocciolando la schiena un po' per volta, una vertebra dopo l'altra, una vertebra dopo l'altra e scendo. Contraggo bene la pancia, l'ombelico, salgo e torno. Questo, oltre a fare l'esercizio per gli addominali, è molto importante anche per la colonna vertebrale, per le spalle, perché ci permette, essendo sdraiate sul roller, di chiudere bene le scapole e aprire bene la cassa toracica.
inspiro, snocciolo bene la schiena, salgo, stendo una gamba, appoggio, scendo piano piano. Ancora l'altra gamba, adesso l'altro gluteo. Inspiro, salgo su, stendo l'altra gamba. Ecco, in questa posizione qua, siccome dovete acquisire anche la capacità di stare in equilibrio, tutto il corpo contemporaneamente lavora in maniera armonica. Questo è un altro obiettivo che dovremmo raggiungere assieme, far lavorare il corpo in maniera equilibrata e armoniosa. Stendo, tengo la pancia in dentro, appoggio bene le spalle, piego e torno giù piano piano. Ok, l'ultima volta, l'altra parte, su, snocciolo bene la schiena, stendo bene la gamba, tengo l'equilibrio, sto lavorando molto il gluteo destro adesso, anche gli addominali perché ci sostengono, inspiro ed espiro.